Salve ragazzi! Nell'era digitale in cui viviamo, le comunicazioni tramite email sono un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana. Tuttavia, uno dei problemi più irritanti che affligge molti di noi è l'inondazione di email indesiderate provenienti da sconosciuti a cui qualcuno ha venduto il nostro indirizzo, e iscrizioni a newsletter e servizi più o meno importanti, il famoso spam. Lo spam, lo sappiamo bene, può intasare la nostra casella di posta elettronica, rendendo poi difficile individuare e gestire le email importanti. Una soluzione al problema potrebbe essere quella di creare diversi account email, uno personale, uno dedicato al lavoro, uno per i siti e servizi poco importanti, eccetera eccetera. Il metodo funzionerebbe, ma sarebbe poco pratico e noioso da gestire. Accedere ogni giorno a diversi account per controllare la posta di diversi indirizzi sarebbe una gran perdita di tempo. Fortunatamente, grazie a Gmail, esiste una soluzione più sofisticata ed intelligente per risolvere questo problema. In questo video vedremo come, creando una strategia che utilizza gli alias di Gmail, riusciremo a gestire le email desiderate e organizzare la nostra casella di posta elettronica in modo efficiente senza la necessità di creare più account email. Vediamo subito come procedere. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Molti non lo sanno, ma il nostro indirizzo di posta elettronica Gmail in realtà ne contiene infiniti. Il popolare servizio di Google infatti offre una funzionalità potente ma spesso trascurata, gli alias. Gli alias sono indirizzi email unici che possiamo creare all'interno del nostro account Gmail esistente. Questi alias possono essere utilizzati per creare una varietà infinita di indirizzi email, mantenendo allo stesso tempo tutti i messaggi raggruppati nella nostra casella di posta principale. Questa flessibilità ci consente di separare diversi aspetti della nostra vita digitale senza dover creare e gestire numerosi account email separati. La creazione di alias in Gmail è un processo semplicissimo. Basta aggiungere il simbolo più seguito da un termine specifico al nostro indirizzo email principale. Ad esempio, se il nostro indirizzo è mionome@gmail.com, possiamo creare l'alias mionome+termine@gmail.com. Potremo quindi creare alias come mionome+lavoro@gmail.com per le comunicazioni lavorative, mionome+calcio@gmail.com e mionome+scacchi@gmail.com, eccetera eccetera, per i contatti con i gruppi a cui apparteniamo, e magari mionome+sitispam@gmail.com da utilizzare per registrarci a siti internet poco rilevanti. Ma ripeto, il numero degli indirizzi alias che possiamo creare è infinito. Tutte le email inviate a questi indirizzi alias verranno ovviamente consegnate nella nostra casella di posta principale, consentendoci di riconoscerle facilmente. Ma la vera magia si realizza quando combiniamo gli alias con i filtri di Gmail. Ad esempio, se vogliamo eliminare automaticamente le email di spam provenienti da iscrizioni a newsletter e siti poco rilevanti, possiamo procedere in questo modo. Ci iscriviamo a siti internet poco rilevanti con un alias del tipo mionome+sitispam@gmail.com. Tra account Gmail facciamo clic sull'icona a forma di ingranaggio, clic su visualizza tutte le impostazioni, selezioniamo la scheda filtri e indirizzi bloccati, facciamo clic su crea nuovo filtro. Nel campo A inseriamo la nostra email con alias che vogliamo filtrare.
Come detto, voglio eliminare in automatico tutte le email che arrivano al mio indirizzo mio nome più cityspam@gmail.com. Facciamo clic su Crea filtro e decidiamo cosa fare con le email ricevute a questo indirizzo alias. Ad esempio, elimina. Ed infine, clic su Crea filtro. Da questo momento in poi, tutte le email ricevute a questo mio indirizzo con alias finiranno nella spazzatura. Ovviamente ci sono a disposizione tante altre opzioni per gestire queste email. Potrei ad esempio creare un'etichetta calcio, fornire ai miei amici di calcetto l'indirizzo Gmail con alias mio nome più calcio @gmail.com e poi crea nuovo filtro. In A inserisco la mail con alias calcio, crea filtro ed in applica etichetta scelgo quella da applicare ed in cui finiranno tutte le mail inviate a quel preciso indirizzo alias. Semplice, vero? Molti siti e servizi online fanno i furbi e guadagnano vendendo i nostri dati. Iscrivendoci ai diversi siti e servizi con una serie di alias univoci, riusciremo a capire chi è il delinquente che ci ha venduto agli spammatori. Per esempio, possiamo iscriverci a una serie di siti con l'indirizzo mio nome più sito @gmail.com. Se dovessimo iniziare a ricevere spam indesiderato indirizzato a quell'indirizzo specifico, sapremo subito qual è il sito che ha venduto i nostri dati. In conclusione, gli alias di Gmail rappresentano una soluzione sofisticata ed elegante per gestire il famoso problema delle email indesiderate da iscrizioni a newsletter, servizi di streaming, siti di shopping online troppo invasivi, eccetera eccetera. O comunque per organizzare e tenere la nostra casella di posta elettronica pulita e ordinata. Sfruttando la flessibilità degli alias, possiamo creare una serie di indirizzi email unici per separare i diversi aspetti della nostra vita digitale. L'uso combinato di alias e filtri ci permette di mantenere la nostra casella di posta organizzata in modo efficiente. Ora che abbiamo a disposizione questa strategia, potremo dire addio all'inondazione di email indesiderate e gestire le nostre comunicazioni in modo più pratico ed intelligente. Spero che questa guida vi sia stata utile. Se vi è servita, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per ulteriori suggerimenti e trucchi digitali. Un saluto, alla prossima!